Regà, vediamo se funziona. Brutto porco di perché tu hai bendato la bocca? Non ho capito. Perché mi hai bendato la bocca? Ah, perché ti ho bendato la bocca? Pioloca, io non posso fare video così, ok? Cioè, non posso, tutti... Oh, ti giuro. Il bolso le tira. La gente rivela meno male. Oh, i loro video bene o male passano. I tuoi zero. Se faccio vedere l'analitica dei video, i tuoi non passano. Zero, tutti bloccati. Oh, liberami, ti prometto che sarò una persona buona. Assolutamente no, col bavaglio te lo tieni in bocca e zitta che stai. Riga, bentornati sul canale di Sono. Ci siamo nuovamente, ragazzi, su Fortnite. Ci siamo. O meglio, oggi abbiamo dovuto utilizzare le maniere drastiche con Pioloca. Dopo che anche lo scorso video non è stato approvato da YouTube, io, ragazzuoli, devo passare alle maniere forti. Quindi ho dovuto tappare la bocca. Io comunque spero sarete come per la caccia di Ara, con un bel like, un pollicione di supporto magari. Commentatemi sotto così la benda, perché appunto in questo momento mi sta aiutando. Porco del brutto del dio. Cosa? Hai detto che non ti dà fastidio? No, ho detto brutto porco del dio. Ah, che questo è il tuo posto preferito. Beh, mi fa piacere, guarda, sono atterrato qua apposta. Allora, ragazzoli belli, oggi ci facciamo un gameplay sobrio con quello Pioloca. Dopo che la scorsa volta è crashata e ha tirato giù il Cristo, perché il Cristo l'ha tirato giù, raga, l'ha tirato giù veramente come la nonna con le ragnatele. Oggi vedremo se magari così si calma un attimo. Io però vorrei trovare un pump, perché se non sono messo troppo. O meglio, va bene anche un tac di merda, ma so che ne trovate uno. O magari trovo l'IV pump qua dietro, eh. Attenzione, dietro, qua dentro. Attenzione, 3, 2, 1, IV pump, 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 pump. Però lascio qui che prendo, signori belli, holy the fucking zoo. Allora, miei ragazzuoli, ne manca già 67, ma com'è possibile? Ci ha appena atterrati. Ma porco giù. Tra l'altro non ci sono... No, ragazzi, mi dite che è vuota. No. Raga, Pioloca, sapevano che venivi qua, sono andati via tutti. Tutti. Non fai schifo solo YouTube, fai schifo anche quel maiale del... No, non intendevo quello che hai detto, ma ho capito. Intendevo anche la gente che gioca. Comunque, mettiamo in fretta, anche se trovo uno shield non mi fa schifo. Anzi, sarebbe un primis un pump, perché uno shotty lo voglio. Dopo un bellissimo, bellissimo, ragazzi, shield per me, un altro da testa, signore. Ok, le munizioni, ma il pompa. Il... lo shield. Abbiamo trovato uno shieldone. Pioloca, bevitelo, poi andiamo a caccia di gente, perché veramente non voglio che fa la partita, non so, di Mahatma Gandhi, che stiamo lì per la non violenza. Hello? No, raga, non c'è. Mi è venuto a infestare la casa, strigheta che ha fatto i buchi nella parete. Diavolo, boia. Aspetta. No, arriva la tempesta. Porco giovedì, vai schiacciare i tuoi figli. Porca puttana. Va a ammazzare Tepo. Miseria boia. Dove sta Tepo? Dove sta? Del mio. Eccolo qua, guardalo. Dai tu me, tua de patata, per favore. Dammi patata. Fatto bella patata. Bella, bella così. Mi spieghi come hai fatto a liberarti, porca miseria? Noi su Deodino stare sempre in accampamento con i nostri amici dei topi. Allora noi ho imparato a rosicchiare come fanno loro. Bevi di sto scelto, andiamocene, porca puttana. Porco di. Quale guardiano dovrebbero trovarmi? Almeno spero. Miseria, lurida. Rosita, guarda, ho già le patate di contorno. Te fa l'arrosto. Facciamo in fretta a finire sta partita, che dopo io devo tornare su Deodeno, perché dobbiamo votare per decretare il presidente della stala. Presidente... Tu madre è veramente un saltimbanco. Aspetta, facciamo così. Guardate il cecchino, voglio vedere un cazzo saltino. Il presidente della... Pioloca... Non so perché, ma sono sicuro che andrà a finire col fatto che il presidente deve chiamarsi le bestie. Non so perché, ma mi viene in mente questo. Ma raga, è sparito, dov'è? Cioè, me ne ha sparato era davanti, l'ho sentito. A meno che non fosse nella tempesta. Se fosse così, ragazzi... Non dico che lo aspetto perché è un po' da figlio di Troia, però... Inizialmente è lui che mi ha sparato. Aspetta, forse lo vedo scendere. Ah, vedi qua. Ok, Rosy. Mirgalina. No. Allora, io Rosetta, poi non ti voglio fare... La Madonna! Oh! Non lo... No. Ma vabbè. Rosy? Rosita. No, Rosita, non fare così. Ho voglia di tue penne, ho voglia di venire a prenderti le penne, mia gallina. Sono caduto. Ok. Rosy. No. No, dov'è? Vieni fuori che ci voglio da te! Sei qui! Buono, buono! Buono! Tra l'altro, Pioloca, sai che sei veramente maleducata? Cioè, veramente, sei una... A parte, ragazzi, che mi ha centrato... Ma non so, ha sparato dalla disperazione, raga, ma... Ma ha scuoiato!
Più che veramente sai che mi fai proprio schifo. Praticamente io te stavo a dire che dobbiamo andare su The Vault del capo del de, come se cazzo ti chiama De Stala De Odin, no? De quello che fa gestire De Stala, che comincia a dire: ehi, tu vai a mangiare mucca, vai a pulire culo somaro, vai ad allietare toro, vai a vedere se De Cuniglio scopre giusto, prova a scopare De mucca, a vedere se è pronta De Toro. E finirono tutti felici e contenti. Più che basta, non me ne dire più ste cose. Ho capito, ci vuole il capo che ti dica di andare a scopare il toro, ok? Ho detto de no, lui è come De Presidente del Consiglio, ma De Stala. Ho capito, ma cos'è, un porcaro, un boaro alla fine? Ma il problema è che io ho fatto delle scommesse con altri dei viking che durante l'elezione devono provare ad andare sopra del coso elettorale, come si chiama, del cazzo del pilastro dove cominciano a parlare del discorso, e scoprire il candidato davanti a tutti. Sì, vabbè, ma quella cagata non mi frega niente. E il problema principale è che il candidato per diventare del Presidente del Sindaco De Stala che non gli piace patata. Porco di oh, i crampi, maledetto Chiordanzo, pure da morto, mi rompi i coglioni. Ma Rosita, ma sei fatto le uova sul nido, porco boia, ragazzi. Ma diavolo bestia, ragazzi, ma si schiappano malissimo. Che adesso facciamo, no, per non voler. No, allora facciamo così, vediamo se magari va meglio così. Allora, contento adesso? No. Va bene. Ok, allora fate i bravi, eh. Fate il building, porca puttana. Vabbè. Posso prendere un miliardo? Vero pallone, mi ricorda, scroto del toro. Basta, solo zozzate, dici. Adesso, ok, signori belli, io adesso. Però se vorrei uscire di qua perché mi sono bloccato. Esci di qua. Grazie, gentilissimo, veramente tua madre fa lo stesso lavoro della madre di chi insulta sotto i video, uguale. Ma che bello. Che porca. Cioè, raga, va bene perché volevo prendere gli shield. Va bene solo per quello. Va bene, un cazzo, fucilato, l'ho presa io, mica tu, porco di. Dai, bella polastra, mostra la. Chi questo? Chi c'è? Ma c'è una mia Rosita, ragazzi. È quella che ha fatto le uova prima. Era venuta lei a prendere di nuovo il suo nido, ma. Naia la puttana, ragazzi. Sei un pochino girato di palo, stregato. Ragazzi, dove è finita la mia gallina? Where is my the fucking gallina? No, lo so, ti prego, Rosita, show me. Guardate la mia Rosita. Dai, gallinella, su, non fare così. Guardalo, guarda quello dietro, quello dietro. Ragazzi, ho dovuto fare così perché allora, se mostravo io la faccia, lui uccideva me e l'altro uccideva quello. Invece così, lui è morto e io mi vado a prendere sto fagiano. Vero, Rosita? Dai. Questo. Questo è il mio galletto. Madonna, signor galetto, ma. Madonna, ma. Vabbè. Viene fuori che mi fa ricordare le battute di caccia. Con l'ultima sono andata con 6 vichinghi e praticamente alla fine ci siamo scopati insieme con vichingo e anche con dei animali del bosco. Raga, l'abbiamo sciolto con l'SMG. Cioè, vedete, siamo arrivati a un punto del gioco in cui è più forte l'SMG del punto. Ma vabbè. Invece ragazzi, siamo arrivati a un punto del gioco in cui molto spesso chi ha la madre puttana è già in safe col fortino. E chi è, amico? Chi è? Oh, madonna, che spacca cazzo! Si mi ha preso una volta. E vabbè. Sì. No. Mi ha preso una volta e quella volta mi ha fatto edge. Ecco. Pianocca, mi fai distrarre con le tue zozzate, per favore non dirle, ok? Io devo volare in safe con l'Auschwitz, perché? No, buono. Vai via, no. Madonna. Ma questa di merda. Dai. Oh, ce va all'inferno, mignotta stronza. E adesso per pulizia, dato che è stordita, chiamo Viking, il suo deodino, e gli faccio rompere il cuore. Cuore, sì, le spezzi il cuore.
Sì. È andata benissimo perché eravamo messi male. Siamo arrivati in safe che avevamo messi una merda. Ci ha mitragliato da quando eravamo fuori safe a dentro. Abbiamo preso delle stangate bestiali. Ma con Becciolica è stato un coglione che ha costruito per andare da Gesù Cristo e ce l'abbiamo mandato. Comunque, signori belli, è andata bene. Più loca. Io ti ho messo la bandana all'inizio video per fate sta zitta, poi servita a niente. Guarda che sono stata de buona ed educata, guarda, una de bomboniera. E meno male che porco non gli hai detti quando avevi il bavaglio. Ragazzuoli, io ho concentrato il mio qua questo video. Io spero vi sia piaciuto e abbia divertito e intrattenuto per qualche minuto. Se così fosse, se vi andate a seguire niente, ragazzi, come dire, se magari volete, iscrivetevi al canale. Vi ricordo, ci va a dare anche il link di sotto al video. Quindi se trovate argomenti come al solito, detto ciò, noi ci vediamo nel prossimo video. E che dire, qui da Alex, è tutto. Bella regia.